comizi, non li abbiamo fatti i comizi prima delle elezioni, figuriamoci se ci mettiamo a fare i comizi adesso. Vi confesso che trovo grande difficoltà a nascondere l'emozione e anche l'emozione dei consiglieri. Abbiamo diversi motivi per essere emozionati in questo momento. Io vi confesso che ho anche un motivo personale. Molti anni fa, al posto di questa piazza dove ci troviamo e dove si trovano spesso i sardaresi, c'era il cortile di una casa di nobili e di proprietari terrieri. E proprio in questo punto c'era la macina per le olive e mio nonno lavorava in questa macina e in questo cortile come servo. Oggi il nipote di quel servo è il primo sindaco eletto direttamente dal popolo. Consentitemi di dire che questo fatto costituisce motivo di orgoglio non solo per me, ma per tutti coloro, e sono tantissimi, che hanno avuto un nonno servo, per tutti coloro che hanno conosciuto povertà e umiliazioni. Il risultato conseguito dalla lista Sardegna con due spighe è eccezionale, è andato abbondantemente al di là delle previsioni. Anche a nome di tutti i consiglieri ringrazio tutti coloro che ci hanno espresso, e sono tanti, la loro fiducia. Ringrazio i giovani che hanno creduto che possiamo contribuire a costruire il loro futuro. Ringrazio tutti gli anziani, in particolare quelli che sono andati a votare nonostante avessero qualche problema di salute. Ringrazio i lavoratori che hanno continuato a vedere in noi la bandiera del riscatto del mondo del lavoro. Ringrazio tutti i candidati. Ringrazio di cuore a tutti i candidati della lista che hanno accettato di condividere con me questa difficile campagna elettorale e che accettano ora di essere per 4 anni al servizio della comunità. Esprimo anche a nome di tutti i consiglieri un sentito e caloroso ringraziamento al Partito Democratico della Sinistra. Che ci ha sostenuto nella campagna elettorale senza nulla chiederci se non che di amministrare con onestà e di portare avanti il progetto di sviluppo del Paese. Consentitemi di ringraziare tutti i militanti del PDS, in particolare il segretario Luigi Melis, che ha deciso di non essere candidato nonostante tantissimi cittadini lo reclamassero ancora come amministratore.